Ci troviamo ad Urbino, a breve assisteremo alla nomina del nuovo presidente del Rotary Club di Urbino, Sergio Giorgini. Assisteremo alla cerimonia del passaggio del martelletto, passaggio di consegne tra il presidente uscente Andrea Paolinelli e nuovo presidente per l'anno rotariano 2022-2023 Sergio Giorgini. Presidente uscente Andrea Paolinelli, lei oggi termina la sua presidenza all'interno del Rotary Club. Un bilancio di questi 2 anni di attività all'interno del Rotary? Bilancio molto positivo, perché abbiamo dato continuità alla storia del nostro club, al prestigio del nostro club. In che modo abbiamo dato continuità? Abbiamo dato continuità con la realizzazione di tanti service. I nostri service vanno sempre a favore e in supporto di coloro che hanno bisogno. Quest'anno posso ricordare alcuni tra i tanti che vanno dal Movis, per esempio. Il Movis è un progetto dell'Università di Urbino, dell'Istituto di Scienze Biomolecolari, di Scienze Motorie, che in collaborazione con il reparto di oncologia dell'ospedale di Urbino, attraverso una ricerca hanno stabilito quanto una corretta attività fisica e una corretta attività alimentare possano influire positivamente nella guarigione delle donne operate di carcinoma, e noi siamo stati di supporto a questo progetto e continueremo ad essere di supporto. Quest'anno, per esempio, abbiamo donato 50 cardiofrequenzimetri per le donne che si occupano, che fanno attività fisica. Nuovo presidente per l'anno rotariano 2022-2023, Sergio Giorgini. Quali sono le linee di indirizzo del programma del Rotary Club di Urbino per l'anno 2022-2023? Il primo trimestre ci occuperemo della cultura e dell'ambiente. Nel secondo trimestre ci occuperemo della sanità e del sociale, nel terzo trimestre ci occuperemo della pubblica amministrazione, quindi tutte le facilitazioni e i rapporti con la pubblica amministrazione a favore dei cittadini, nel quarto trimestre ci occuperemo dell'economia e del lavoro, analizzando anche le grandi tematiche dei nostri tempi. Presidente, quale rapporto lega il Rotary Club di Urbino e la comunità? Il rapporto del Rotary Club di Urbino con la comunità locale è storicamente molto forte. Urbino, oltre che l'amministrazione e gli enti territoriali normalmente esistenti in una città, c'è anche una grande università. Questo per noi è un grande onore, è un grande pregio, e con questa riusciamo a interloquire e a formare dei progetti, soprattutto dei giovani e anche delle altre attività, le altre parti sociali. Lei ha appena terminato l'incarico di governatore del distretto 2090. Quali sono le esperienze più significative che ha maturato? Ma sicuramente abbiamo messo in campo quello che sono le linee guida del Rotary Internazionale. La prima è sicuramente quella di dedicarci al service, quindi riunire un po' le nostre forze, soprattutto in un periodo così difficile post-pandemico, ma siamo riusciti veramente a tirare fuori il meglio noi stessi. Abbiamo ritrovato un po' lo spirito rotariano, abbiamo ritrovato la voglia di far rotare, voglia di agire. Noi in fondo ci definiamo gente d'azione, quindi i nostri progetti si sono dedicati in primis a risolvere le problematiche anche emergenziali dei luoghi dove noi operiamo come club. Poi abbiamo allargato il nostro orizzonte, abbiamo fatto gli interventi naturalmente dove le emergenze sono diventate particolarmente pressanti, come l'Ucraina, alla quale lo stesso club di Urbino ha inviato già da subito dei presidi ospedalieri, e continuiamo ancora a mandare degli elettromedicali, che per noi rappresentano un piccolo contributo, ma per chi li riceve sicuramente sono dei salvavita. Dal 2013 il Rotary Club di Urbino è impegnato nel progetto internazionale Città Storiche UNESCO. Quali sinergie possono essere messe in campo? Ma io credo che ci sia la possibilità di continuare a collaborare. L'abbiamo già fatto in questi anni su alcune iniziative portate avanti dal Rotary. Possiamo tranquillamente continuare a farlo, c'è la massima disponibilità mia personale ma dell'intera amministrazione. Tutto ciò che è possibile fare anche insieme per valorizzare ancora di più la bellezza di questa città che è Urbino, non solo in Italia ma nel mondo, noi siamo assolutamente d'accordo, quindi massima apertura, massima disponibilità.